Ciao ragazzi, ho appena finito di scrivere la nuova puntata di Equivoci Calcistici che uscirà domani e già immagino librarsi nell'aria un roboante estigato. Comunque, la cosa che volevo dirvi è che questa sarà la puntata più lunga in assoluto della serie, perché sono arrivato a 2,5 pagine di scrittura. Chi mi segue da più tempo si ricorderà che i primi episodi di Equivoci Calcistici, quelli ambientati in ascensore, per capirci, erano lunghi, sì e no, 30 pagine. Perché ai tempi TikTok aveva il limite invalicabile del minuto di durata e questo significava dover scegliere e a volte sacrificare anche battute che non mi dispiacevano affatto, ma non volevo fare cose tipo Equivoci Calcistici parte 12A, parte 12B, fratto 2, cioè già mi sta venendo il mal di testa. Ora invece, avendo TikTok esteso il limite dei video non caricabili fino a 10 minuti, non ho più quella pressione nel dover scegliere o sacrificare parti della sceneggiatura. Tutto questo per dirvi che domani sarà una lunga puntata che spero vedrete fino alla fine, anche perché nel finale, vabbè, vedrete. E così come si avvicina la fine di questo avvincente campionato, si avvicina pure la fine di Equivoci Calcistici, in cui ci sarà un colpo di scena che ho in mente già da metà serie almeno. Grazie, come sempre, per il supporto e, ovviamente, ma vaffanculo a tutti! No, senza baffi non rende. Ciao ragazzi! Anzi no, è meglio. Ciao ragazzi!